ancora magari qualche minuto per iniziare con l'intervento, nel mentre do magari qualche informazione tecnica sul senso di questo incontro e sull'iniziativa che la Fondazione CRC ha messo in campo per fronteggiare l'emergenza ucraina che ci ha visti coinvolti. Allora, fin dall'inizio dell'emergenza, la Fondazione ha, diciamo così, iniziato un'interlocuzione con le diverse istituzioni locali per verificare quali potevano essere le migliori strategie e soluzioni in ottica di migliorare e favorire l'integrazione fra le risorse. E lo strumento che la Fondazione ha individuato è stato quello di favorire l'integrazione, soprattutto dal punto di vista linguistico, delle principalmente famiglie, mamme con bambini che si trovano sul territorio della provincia. Proprio per questo la Fondazione ha deciso di mettere in campo due strategie di intervento. Una prima in stretta collaborazione con LBA, che è qui rappresentata dalla dottoressa Baudino, a cui poi lascerò la parola, che è dedicata a cercare sul territorio della provincia, ma non solo, persone che siano disponibili a fare da mediatori e facilitatori linguistici, così da facilitare l'inserimento di famiglie ucraine che si trovano sul territorio provinciale presso i servizi educativi, i servizi scolastici, le diverse istituzioni con cui devono in qualche modo interfacciarsi. E a fianco di questa prima misura è stata immaginata una misura, diciamo così, più dedicata ai ragazzi e ai bambini che si trovano sul territorio per favorire il processo di apprendimento della lingua italiana, comunque dei primi elementi per potersi in qualche modo integrare, tanto durante i mesi estivi quanto soprattutto durante i mesi magari di settembre, ma ovviamente la situazione dobbiamo ancora verificare lo stato di avanzamento. Per questo la Fondazione ha messo a disposizione dei kit che sono stati immaginati con il contributo della professoressa Bosch, che prenderà poi la parola per l'intervento di questa sera. Kit che sono appunto divisi, diciamo così, in due: un primo kit un po' più leggero per le attività estive, che abbiamo già consegnato agli 7 ragazzi che hanno ricevuto un contributo sul bando Stati Insieme, e un kit un po' più strutturato che stiamo mettendo, diciamo così, mettendo in piedi anche con il supporto dell'Ufficio Scolastico Territoriale e con alcune istituzioni scolastiche, che è più destinato appunto per l'apprendimento in un contesto appunto più istituzionale, più scolastico, più formativo. Ora, io lascerei la parola alla dottoressa Baudino di LBA, che può spiegare un po' meglio le lezioni e gli strumenti che abbiamo immaginato per la prima misura. Allora, buonasera a tutti, chiedo scusa, non sono visibile, ma insomma sono presente. Allora, come LVA, noi ci stiamo occupando, come diceva il collega, il dottor Frasson, siamo impegnati su due fronti. Una è quella della ricerca di facilitatori e mediatori culturali e linguistici che possono appunto in qualche modo dare un supporto all'inserimento dei bambini delle fasce della scuola primaria, insomma, all'interno dei centri estivi della provincia di Cuneo. Per fare questo abbiamo creato una pagina, condivido qui nella chat per tutti il link sul nostro sito dove viene spiegato un pochino più in dettaglio insomma, il progetto, e dove si possono trovare i bottoni e quindi i moduli da compilare per chi fosse disponibile a candidarsi come mediatore o facilitatore. L'impegno che viene richiesto, diciamo che copre un po' tutto il periodo che va da giugno a fine dicembre, perché ci si immagina appunto di cercare di dare un supporto nell'inserimento dei bambini sia nel periodo estivo,
quindi fino, insomma, diciamo nei mesi fra giugno, luglio, agosto, a seconda dei centri estivi, e poi nel periodo scolastico. Chiaramente non sappiamo attualmente dire che tipo di impegno sarà, perché dipenderà dalla disponibilità dei mediatori e dei facilitatori che si candideranno e che verranno selezionati, che chiaramente, appunto, ci tengo a dire che riceveranno una retribuzione. E poi verranno inseriti e poi verranno poi appunto ricercati o riutilizzati, tra virgolette, gli stessi mediatori e facilitatori per l'inserimento all'interno delle scuole. Per fare questo abbiamo creato, per facilitare, due moduli molto semplici da compilare che si trovano proprio su questo link che ho inviato. E l'altro fronte su cui siamo impegnati, qual è? Quello di poi fare il match con i centri estivi e poi successivamente con le scuole che faranno richiesta perché sanno che all'interno dei propri centri avranno necessità, di avere un supporto per l'inserimento di questi bambini. Attualmente, mentre per quanto riguarda i facilitatori e i mediatori, per quanto i numeri non siano grossi, abbiamo già ricevuto delle candidature, non abbiamo ancora ricevuto invece richieste da parte degli enti. Quindi, insomma, questo vuole essere enti e scuole, quindi vuole essere anche una sollecitazione da parte nostra per far sì che chi magari è collegato e sta seguendo, si faccia anche promotore nei confronti insomma, dei centri di riferimento piuttosto che di mediatori o facilitatori che in qualche modo conoscono per altre vie. Perché sappiamo che attualmente ci sono anche delle persone che gratuitamente, proprio a livello volontario, hanno fatto delle attività o stanno facendo delle attività di accompagnamento per dei bambini. E quindi chiedo a tutti di farsi promotori in modo tale che l'informazione relativa a questo bando arrivi anche a queste persone che in qualche modo possono candidarsi ed eventualmente continuare a fare quello che fanno, ma magari con qualche risorsa in più. Allora, c'è uno sportello, tra l'altro, aperto 4 giorni alla settimana qui presso la nostra sede di Cuneo, uno sportello informativo. Vi copio anche in chat gli orari. Comunque, normalmente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 14:30 alle 17 ci sarà sempre qualcuno disponibile a interagire, insomma, per dare tutte le informazioni necessarie. Quindi vi copio qua, l'ho messo in chat e niente, per cui diciamo che appunto, quello che a noi preme in questo momento è riuscire a trovare sia mediatori che facilitatori e capire come poter utilizzare al meglio le disponibilità che avremo, che ripeto non sono tantissime, perché come ci confrontavamo prima anche con la professoressa, ahimè non ci sono così tanti facilitatori di lingua e mediatori di lingua ucraina, ce ne sono anche altri di lingua russa, ecco perché la richiesta che facciamo e che sia conosciuta la lingua ucraina, indipendentemente dalla nazionalità, chiaramente, se sono ucraini meglio, chiaramente, ma va bene anche non. Va bene anche conoscere chiaramente il russo, perché in tante zone dell'Ucraina si parla anche il russo, quindi va bene anche quello. Io mi taccerei, se ci sono delle cose che per qualche motivo ho dimenticato di dire, chiedo al dottor Frasson e alla dottoressa Bosch di dirmelo, di chiedermi. Sarò collegata fino alle 6 quasi sicuramente, per cui se qualcuno vuole scrivere in chat volentieri, se no, ecco, per nessuno, non fatevi problemi a telefonarci proprio in sede. Direi che sei stata più che esaustiva, anzi raccogliamo quindi l'invito a visitare la pagina web che hai messo in chat e visualizzare i documenti anche che sono inseriti e a far circolare la voce sia appunto per quanto riguarda la ricerca di mediatori che le necessità che emergono dagli enti. A questo punto, se anche possiamo dire non gli viene in mente nient'altro, lascerei la parola alla professoressa Bosch per iniziare il suo intervento di questa sera. Grazie Alberto, benvenuti, anzi benvenute e benvenuti a tutti. Questo è il nostro secondo incontro. Io magari ne approfitterei per chiedere a chi è stato presente ieri sera se ha qualche
domanda da porre, okay, perché poi abbiamo finito un po' tardi e quindi insomma c'è stato poco tempo. Per cui insomma vi sarei grata se utilizzate la chat per porre domande, perché come sapete la didattica insomma si fa su un campo ed è estremamente importante avere un confronto. Quindi insomma ben vengano le domande. So, voi magari in futuro sarete insegnanti, ma anche nella vostra funzione di educatore e di educatori, ricordate sempre che bisogna sviluppare nei bambini, insomma, nei ragazzi, la sottocompetenza interrogativa, no? Chi sa fare la domanda sa andarsi a trovare la risposta. E quindi, insomma, questo invito vale anche per voi e soprattutto vale anche per come suggerimento da mettere in campo quando lavorate con i ragazzi. Ieri sera abbiamo parlato di gioco, abbiamo parlato di task, abbiamo analizzato il sito PlayLearn Italian, che è stato uno dei primi siti hanno reagito immediatamente a questa emergenza e che ha predisposto delle flashcard per tutti i campi semantici e abbiamo anche, insomma, rilevato che sono utilissime perché sono bilingui, hanno anche come lingua ponte l'inglese, per cui insomma hanno una cosa da tenere in considerazione, no? L'alfabeto cirillico, loro in Ucraina l'alfabeto cirillico, quindi i bambini che conoscono l'inglese affrontano l'alfabeto latino con meno difficoltà. E quindi questo sito offre, no, queste carte in tre lingue. Abbiamo però anche sottolineato che il lessico è importantissimo, ma non può essere isolato, deve essere utilizzato in contesto, e quindi abbiamo insomma visto alcune attività didattiche, in modo particolare i task, che potrebbero essere messi in atto durante i vostri centri estivi. Voi avete tra l'altro nelle vostre attività un plusvalore importantissimo, no? Perché i bambini giocano, quindi non hanno l'assillo scolastico, no? Quindi quest'ansia di prestazione, e attraverso il gioco la lingua passa. Passa, e anche un altro vantaggio questa vostra attività, che talvolta ripetete i giochi, insomma, ci sono delle routine quotidiane, e questo sia per il lessico, ma sia anche per la struttura morfosintattica, insomma, per i bambini, no? Che sono in fase di apprendimento, ma anche di continuano la loro acquisizione, è estremamente importante. Quindi il gioco insomma, nel vostro contesto è un argomento importantissimo. Magari uno non si rende conto, no? Quando fa queste attività ricreative e non riflette, no? Sulla lingua, che è il filo conduttore, no? Perché qualsiasi gioco si metta, insomma, si mette in atto, ha a che fare con la lingua. A partire dalle istruzioni, che possono essere complesse, che possono essere difficili, alla realizzazione, no? Quindi si va da un input e poi si va ad un output. E tra l'altro spesso il gioco poi richiede anche una risposta non verbale, quindi rinforza ancora di più, no? Perché voi sapete che se l'abbiamo ripetuto più volte, per l'apprendimento lessicale, per quella fascia di età che va dai 6 ai 12 anni, l'utilizzo di un codice linguistico con altri codici extralinguistici, che possono essere il disegno, ma il movimento corporeo, è sicuramente un'ottima soluzione. E il gioco è una modalità strategica, no? Sì, per quanto riguarda l'aspetto educativo, ma nel nostro caso
per quanto riguarda il successo linguistico, no? Insomma, arrivare a dei risultati linguistici. Non a caso è estremamente importante, no? Avere questi gruppi misti dove i bambini, parlo di bambini ucraini, ma nel caso dei centri estivi, ma anche della scuola, abbiamo gruppi ormai plurilingui, no? E quindi l'interazione con i pari è sicuramente una garanzia di successo linguistico. Proprio, ma perché? Perché c'è questo successo linguistico? Perché il bambino è motivato, no? Sia se gioca individualmente, sia se lavora in gruppo. E quindi riesce a organizzare la conoscenza in reti più complesse, no? E poi fa anche un transfer, no? Dalla sua L1, magari da giochi che già conosce nella sua lingua madre, in giochi in cui si utilizza l'italiano. Quindi la motivazione è condizio sine qua non, ma la motivazione, giustamente voi obiettate, è la motivazione anche del successo scolastico. Questo è vero, ma nel nostro contesto il gioco è una spinta in più. È strategico, e si integrano varie componenti, no? Perché c'è, come dicevo prima, il lavoro, insomma, il gioco individuale, il gioco a coppie, il gioco in piccoli gruppi, no? Quindi anche dal punto di vista della modalità di interazione, insomma, uscite diverse, no? E questo, è un altro elemento da tenere in considerazione. Ci sono chiaramente degli aspetti cognitivi, quindi capire come funziona il gioco, l'apprendimento di regole. Guardate che le istruzioni di un gioco sono complesse anche per i bambini italiani, anche se ormai in questa società visiva le istruzioni sono sempre, insomma, supportate, verbo che non mi piace, ma talvolta mi tocca usarlo, supportato dalle immagini. Però riuscire a decodificare le istruzioni è un buon risultato, sia dal punto di vista della comprensione orale e poi dalla realizzazione, no? Vedete che le istruzioni di un gioco mettono proprio così, mettono in gioco, un circolo vizioso quasi, la comprensione orale e poi la realizzazione, no? Quindi si va da un input verbale ad un output non verbale. Poi ovviamente linguistiche, perché dobbiamo capire, insomma, capire anche le frasi, no? Le frasi di routine di un gioco. Poi tutto quello che ha a che fare con il divertimento, il piacere, la motivazione, le variabili sociali, no? Come già dicevo prima, la squadra, il gruppo, no? Quindi anche quella sana competizione che è sempre utile. Tutto quello che ha a che fare con il movimento, no? Quindi la coordinazione, l'equilibrio. Poi anche le componenti emotive, no? La paura, la tensione, la liberazione. Tenete conto che nel contesto dei bambini ucraini questo aspetto delle emozioni deve essere preso con molta cautela, deve essere preso in considerazione con grande attenzione, no? Perché abbiamo registrato in questi mesi delle reazioni molto diverse, no? Continua a esserci, e questo magari lo dico proprio così come memento, la paura quando magari sentono la sirena di un'ambulanza o quando c'è un elicottero, quando c'è un rumore forte, spesso la reazione è di tapparsi le orecchie o di finire sotto il tavolo, perché questo è casa. Quindi, e questa tensione, oppure ci sono momenti in cui piangono, o c'è chi all'opposto ride, no? Ma è sicuramente un riso che ha dei problemi, insomma, dei problemi emotivi. Con il gioco, questo
questo si scioglie un po', no? Perché c'è la partecipazione, c'è l'obiettivo da raggiungere. E, dal punto di vista linguistico, e poi chiudo la parte teorica per passare più a esempi pratici, il gioco, è estremamente importante, sia sul piano sincronico, no? Quindi in contemporanea, no? Perché il bambino partecipa, è motivato, utilizza lingua e codici non verbali, e poi, come anticipavo prima, anche sul piano diacronico, no? Perché c'è una ripetizione, no? Magari anche voi nei vostri, insomma, nelle vostre giornate o nell'organizzazione della settimana avete delle routine. Sono chiaramente delle routine educative, insomma, avete dei vostri obiettivi, ma tenete conto che queste routine incidono anche sull'apprendimento linguistico, no? Perché repetita iuvant, e questo contribuisce a migliorare la competenza in italiano. E vabbè, poi chiaramente il gioco comunque, come anticipavo prima, rispetto alla situazione d'aula dove c'è insomma, la tensione, l'ansia, no, di riuscire a fare bene, insomma, impegna perché coinvolge, ma diverte, no? Quindi questo connubio, no? Questo connubio armonico tra divertimento e impegna. E insomma, porta ad un piacere, però questo non vuol dire che non ci sia uno sforzo cognitivo, c'è sicuramente, ma viene alleggerito dalla modalità ludica. Ecco perché è estremamente importante nel vostro contesto, io sono certa che voi lo fate, insomma, perché è l'obiettivo, no, dei centri estivi. Il gioco deve avere la sua parte rilevante. Però attenzione, in un contesto come il nostro dobbiamo prestare anche attenzione alla lingua, perché magari il gruppo con cui lavorate è plurilingue, magari non omogeneo dal punto di vista della competenza della lingua italiana. Ci sono dei bambini magari nati in Italia che, insomma, non hanno frequentato la scuola dell'infanzia, o dei bambini che sono arrivati nel corso dell'anno scolastico e che si ritrovano nel centro estivo con un italiano, sì, di comunicazione, ma che ha ancora dei problemi e quindi magari hanno difficoltà, no, a interagire con gli altri. Con il gioco questi ostacoli si sciolgono, ma è molto importante per noi monitorare, no, la progressione di questo apprendimento, acquisizione attraverso il gioco. Poi dipende anche dalla durata del centro estivo, però nell'arco di 3-4 settimane, con un gruppo di bambini, i miglioramenti dal punto di vista linguistico si vedono. Ma perché si vedono? Perché l'input è molto alto, ma è un input in un contesto ludico, no? E quindi magari l'output, ossia i risultati, non saranno uguali all'input. Ma questo è normale, no? Perché questo input deve essere elaborato e poi dopo restituito. Ma c'è sicuramente un grande vantaggio. Un sito, ieri sera abbiamo lavorato molto con Play and Learn Italian, un sito che presta molto attenzione all'aspetto del gioco. È questo di Save Children, arcipelago educativo, e adesso ve lo faccio vedere, no? Come questo sito veramente mette a disposizione di tutti, insomma, tantissime attività che voi potete tranquillamente selezionare. E io sono certa, e magari mi piacerebbe che qualcuno scrivesse un commento in chat, sono certa che
già nelle vostre, insomma, attività quotidiane al centro estivo le utilizzate, no? Insomma, però è sempre molto interessante confrontarsi, no? Come vedete qui c'è una parte dedicata proprio a giochi scaccia stress per l'accoglienza di bambini e bambine ucraine. Guardate, è molto utile, è molto fruibile perché dicono a chi è rivolto, insomma, quindi va bene per i docenti, gli educatori, i genitori, dà indicazioni, quindi diversifica le attività in base alla fascia di età, no? Quindi 11, 14, 6, 11. Questo è molto importante, no? Perché insomma, abbiamo visto che nelle scuole, quando hanno creato dei gruppi con età differenti, un bambino di 6 anni con un bambino di 12 anni, questo gruppo che aveva come obiettivo l'apprendimento della lingua italiana non ha funzionato perché sono esigenze diverse, reazioni diverse, attività didattiche diverse, no? Quindi sicuramente più sul ludico con la fascia dai 6 agli 11, dove possono essere svolti al chiuso, all'aperto, e quindi voi con questo ci andate a nozze perché all'aperto sicuramente è la condizione ideale per il centro estivo, la durata, eventualmente c'è anche un macro tema, può essere l'educazione civica, può essere la pittura, può essere la musica, non so, sentivo lunedì una dirigente scolastica in una call che raccontava di cose molto belle del suo centro estivo, no? Il laboratorio di ceramica, il laboratorio di pittura, no? Quindi abbinare sempre, magari prima di cominciare questi laboratori, un gioco, che è un grande obiettivo per i bambini non italofoni, ma non solo ucraini, ma anche per gli arabofoni o i sinofoni o gli ispanofoni, insomma, di anticipare il lessico, perché così loro non restano smarriti, no? Perché magari noi diamo delle istruzioni, spieghiamo loro come fare questa attività, ma loro non capiscono. Sapete che il problema della comprensione orale è un problema serio, no? Perché se tu perdi la stringa sonora, cioè se tu perdi una parola, corri il rischio di non capire poi il significato di tutta la frase, in questo caso dell'istruzione. Quindi vedete che questo veramente, anche le modalità, da soli, in gruppo, no? Quindi non so, prendiamo e tra l'altro queste attività, non, sulle, le attività scaccia stress non sono tantissime, però sono bilingui, sono lingua italiana e in lingua ucraina, no? Per cui insomma, con i bambini, insomma, ormai quando arrivano insomma, da voi 6-7 anni, insomma, la competenza di lettura e le abilità di lettura, almeno a livello tecnico, nella L1 le hanno, le possiedono. Quindi potete anche, oppure chiedete a quello più grande di leggere in ucraino. Io però vi darei questo suggerimento. Estrema ratio l'uso dell'ucraino, altrimenti andate con la lingua italiana, perché poi scatta l'imitazione, no? Se voi andate a prendere uno scaccia stress come la tartaruga, vedete, questo esercizio scioglie la tensione muscolare. Immagina di essere una tartaruga che fa una passeggiata lenta e rilassata in corridoio, in cameretta sul balcone. Quindi tutto il gruppo, no? Quindi, cioè, fa questi movimenti, no? Quindi potete fare la tartaruga, poi potete passare alla lepre. Insomma, tra l'altro, gli animali appassionano sempre. E questo magari può essere un'attività che si fa all'inizio della giornata. E con questa banale attività, voi potete, in questo c'è poco lessico, però in questi giorni, forse questo qui, il micio pigro,
Qui, ad esempio, ci sono le parti del corpo, le braccia, le gambe, la schiena. Poi potete passare a chiudi gli occhi, apri la bocca, chiudi la bocca, toccati le orecchie, no? Quindi vedete, con semplici movimenti passa un campo semantico che poi è importantissimo nel gioco, no? Perché insomma i giochi di movimento hanno a che fare con le parti del corpo. E il Save Children ha questo grandissimo vantaggio di avere, sono molto semplici da fare, con delle istruzioni molto chiare. Dopo questi scaccia stress che possono essere appunto fatti all'inizio della giornata, dà moltissime altre indicazioni, non so, colora a tempo di musica, no? Quindi un'attività di pittura, un gioco dove avete preso in considerazione la musica, oppure se voi andate in questa sezione del gioco avete moltissime attività. Ad esempio, volevo farvi vedere qualcuno, poi lascio a voi insomma divertirvi in questo. Guardate, qui ci sono almeno 8. Anzi, sono di più, sono 9 pagine e ci sono almeno 10 giochi per pagina. Quindi non so, il mio colore preferito. Allora, una piccola caccia al tesoro di oggetti colorati partendo dai colori preferiti della classe, per poi realizzare un vocabolario multilingue. Quindi anche qui tenete conto che questa indicazione 6, 11, 11, 14 è fondamentale per garantire il successo del gioco. Qui il tema è proprio l'inclusione, no? Questo gioco dura 30-40 minuti e avete competenze, veramente in questo caso la lingua italiana, l'attività è da fare in gruppo. E avete anche la scheda. Ecco perché, come vi dicevo prima, è estremamente importante monitorare, no? Questo vostro lavoro, che è sicuramente, insomma, è più importante il lavorare in gruppo, stare bene insieme, passare bene queste giornate. Però buttare sempre un occhio anche alla parte linguistica. E qui avete gli obiettivi: stimolare la creatività, la fantasia, imparare i nomi degli oggetti presenti a scuola, in questo caso imparare i nomi degli oggetti presenti insomma, magari o all'aperto se lo fate al chiuso, e poi c'è la descrizione, no? Quindi ogni bambino colora una pagina con il suo colore preferito e poi dopo si organizzano i vari gruppi, magari c'è il gruppo del colore rosa, il gruppo del colore verde, il gruppo del colore blu, passa il campo semantico dei colori. Devo dire che il campo semantico dei colori, come quello del cibo, quello che i bambini imparano più velocemente, più facilmente. Il cibo vuoi perché insomma piace la sopravvivenza, e i colori insomma fanno parte insomma del loro mondo colorato insomma. E vanno alla ricerca degli oggetti. E quindi vedete che c'è, poi vince la squadra che raccoglie più oggetti con il colore del gruppo. Sempre per il gio sul gioco c'è il boom, quindi vedete che la possibilità di selezionare è tantissima. Ecco, la ragnatela dei nomi. Qui ci vogliono dei fili colorati, no? Però anche qui guardate. Le competenze italiano e lingue, i temi, la consapevolezza, l'inclusione, il target è sempre docenti, educatori e genitori, e ad esempio a questo gioco i bambini sono in circolo,
uno si presenta e poi un filo colorato va dal vicino, il quale a sua volta si presenta e poi così via. Insomma, uno passa il filo colorato all'altro e si crea una ragnatela. Questa è una ragnatela colorata, insomma, multicolore, se abbiamo più colore, oppure so, può essere una ragnatela verde, può essere una ragnatela blu, ok. Però coinvolgerli, qui abbiamo lingua, movimento e nello stesso tempo si fa gruppo, si fa inclusione. Quindi Save the Children, insomma, questo sito, ripeto, che è veramente una miniera di attività. Adesso non sto ad aprirle tutti, però ad esempio anche questo, colore a tempo di musica o il karaoke, oppure attività di yoga, anche qui, no? Respira, incrocia le gambe, alza le braccia, che sono sempre comandi, o meglio, so, l'uso dell'imperativo, che del resto sia a scuola, ma sia insomma, nelle attività di gioco è il modo verbale che prevale, dove i bambini sono coinvolti al massimo. E l'obiettivo di queste attività non è la lingua, cioè non ha come obiettivo immediato la lingua, ma attraverso il gioco la lingua, come dicevo prima, passa, si rinforza perché viene ripetuta più volte. E pensate, non so, al grande successo che ha avuto il gioco del calcio per le classi plurilingue, no? Insomma, gli incontri pomeridiani o anche le attività, no? Del tempo libero, dove i bambini giocano calcio, e questa coesione del gioco dà dei risultati molto interessanti. Addirittura sono uscite delle pubblicazioni, no? Imparare l'italiano attraverso il calcio, no? Perché insomma, è un gioco, insomma, che unisce. Quindi l'uso, insomma, di questo sito, insomma, la consultazione di questo sito, anche in base alla vostra programmazione, no? Se fate, come dicevo prima, un laboratorio di musica, questi due giochi, vedete che in ogni caso qui avete sempre i macro argomenti: italiano, arte, consapevolezza, inclusione, no? E poi dipende anche un po' dal vostro gruppo, la possibilità di selezionare le attività in base all'età dei bambini, che questo è sicuramente la garanzia del successo. Quindi lascio poi a voi, no? Scorrere questo sito, perché altrimenti, insomma, ne avrei, insomma, per tantissime ore. Un altro sito molto interessante è Ciao Amici, che Rizzoli Education ha pubblicato online e che potete utilizzare. Vediamo qui. Cioè, è un sito che è stato fatto per i bambini neoarrivati a scuola, però ha la caratteristica che ogni unità è presentata da un fumetto, e nel fumetto, insomma, le nuvolette del fumetto non contengono la lingua, ma le immagini, no? E chiaramente l'immagine, no, rinforza il significato, o almeno da un input, no? Per cui la comprensione attraverso la parola chiave che è presente nel fumetto c'è. E ad esempio, se noi andiamo, non so, da grande farò il pittore, oppure non so, cosa hai fatto ieri? Vediamo un po', facciamo cosa hai fatto ieri così. Prima di partire, ad esempio, io suggerirei, se insomma, avete
piccoli gruppi in questo caso, magari insomma nell'organizzazione della vostra giornata può capitare appunto che uno di voi sia con i bambini non italofoni in un gruppo ristretto, quindi cioè, chiaramente non possiamo pretendere che il centro estivo abbia il proiettore, ok, quindi basta il cellulare, ormai col cellulare riusciamo a fare tutto, può essere molto utile far vedere il fumetto senza audio e poi chiedere ai bambini alcune parole, no? Che loro hanno capito, no? Quindi quello che viene chiamato in didattica la grammatica dell'aspettativa, no? Tenete conto che in questo tipo di attività, che è un'attività didattica, e c'è un forte collegamento tra parola e immagine, che dal punto di vista dell'apprendimento linguistico è la condizione ideale. In un film non trovate sempre questo collegamento diretto parola-immagine, no? Magari in un film ci sono due in auto che litigano e attraversano un paesaggio idilliaco in Toscana, e quindi chi non sa l'italiano non ha nessun input per capire. Questi no, sono fumetti didattici e quindi c'è un'attenzione particolare a questo rapporto, no? E quindi può essere, questo è decisamente interessante sia Ciao, per il lessico, ciao Nick, ciao sia per Olivier. l'aspetto molto Che sintattico. brutto il lunedì. Che cosa avete fatto ieri? Ho giocato a pallone con i miei amici. Allora, Abbiamo partito. vedete, ho giocato pallone, ho fatto un gol, no? Ho segnato un gol. Poi c'è il verbo fare che ormai è. Sono 1-3, che sfortuna. Ma ho segnato io l'unico gol della nostra squadra. Poi ho guardato le partite alla TV con mio papà. E poi? Io ho fatto un giro con la bici nuova insieme Io, la bicicletta, quindi insomma, a mio la cugino. parola I chiave miei genitori mi hanno è comprato la molto bici per il netta. mio compleanno. E ieri l'ho provata. Che forza! Abbiamo fatto quasi 5 km da casa mia fino al parco, anche in salita. Poi abbiamo fatto un picnic al parco. E così via, adesso non sto. Tra l'altro questi fumetti, ovviamente, con fini didattici, hanno una durata molto breve. Questo qui è un minuto e 24 secondi, che sono ideali. E poi avete il blocco immagine. Quindi dal punto di vista didattico, la possibilità di farlo vedere senza audio, il blocco immagine sono veramente degli ottimi strumenti didattici. Oltre a questo incipit, magari, il sito poi ha tutta una serie di attività. Abbiamo visto ieri in Plan Learn Italian che c'è il vocabolario interattivo italiano-ucraino, no? Per tutte le flashcard che sono state presentate. Abbiamo visto anche il sito, il materiale italiano L2, lessico, che ha i campi semantici e ha tutti i poster per i giochi come il memory, il gioco dell'oca, il cruciverbo. Che questo, dal punto di vista lessicale, ovviamente non era stato predisposto per i bambini ucraini e quindi forse va ancora meglio, no? In un gruppo misto, avete, se voi cliccate, Pallone. avete un vocabolario audio, no? Quindi, e poi si accende, insomma, la crocetta sulla parola, che è stata Pattino. cliccata. Quindi potete chiedere ai bambini magari di nominare, insomma, di nominare questi giochi, ad esempio gli ucraini mi dicevano sono molto bravi negli scacchi, no? E qui gli scacchi ci sono, no? E i pattini anche li conosco, l'altalena, lo scivolo, insomma, sono giochi universali, no? Quindi chiedere loro, magari cercheranno, magari lo diranno in ucraino, però poi dopo c'è la possibilità di farglielo ascoltare, o magari lo diranno in arabo, insomma, e dopo c'è la possibilità di fare ascoltare il vocabolario audio. È un gioco, e questo funziona bene.
Attenzione, come già per le flashcard di ieri, anche qui c'è una piccola, insomma, sembra piccola, ma non lo è, mancanza. Non ci sono gli articoli. Attenzione, quando presentate il lessico, quando fate questi giochi di lessico, anche quando fate il memory, ok, inserite sempre l'articolo. Serve a tutti. I parlanti lingue slave, i parlanti cinesi non hanno l'articolo. Chiaramente cioè le lingue slave sono morfologicamente, sono flessive, sono lingue flessive, come l'italiano, insomma, morfologicamente deboli, però hanno le declinazioni, no? Quindi non hanno bisogno dell'articolo. Ed è un classico errore che fanno parlanti lingue slave, l'omissione dell'articolo. Quindi rinforziamo sempre questo errore che è abbastanza tipico, presentando sempre la parola con l'articolo. Lo stesso dicasi con parlanti di lingua cinese, no? Lingua isolante, gli articoli proprio non esistono, no? Quindi loro non li considerano. Perché? Ma perché i bambini non li considerano? Ma anche gli adulti? Perché dal punto di vista semantico non sono forti, no? Quindi possiamo dire macchinina e la macchinina, ma di fatto la comunicazione passa. Però l'obiettivo è poi che questi bambini sappiano, no, utilizzare correttamente la lingua italiana e quindi anche con questi dannati articoli. Insomma. Quindi, ciao amici, è più orientato sulla lingua. Il fumetto iniziale, come già dicevo prima, può essere utilizzato in piccoli gruppi col cellulare, e mentre invece l'arcipelago educativo è una miniera di risorse, ma una miniera di risorse anche per le vostre attività quotidiane del centro estivo. Però attenzione, tutte queste attività passano attraverso l'italiano, che è il nostro obiettivo, no? Il lessico poi è utilissimo anche per i bambini italiani, no? Perché dicevo già lunedì che l'impoverimento lessicale è molto, insomma, è molto alto anche con i nostri bimbotti, e quindi, insomma, più lessico diamo, no? Insomma, meglio è per tutti, insomma, non solo per i bambini non italofoni. Questo, ad esempio, è un altro gioco. Qui sono attivati più campi semantici, dal visivo all'olfattivo al tattile, e anche qui si fa, insomma, in piccoli gruppi. Ci sono piccoli gruppi di 6-8 bambini. I bambini osservano la frutta, la toccano, l'annusano, no? Poi si mette questa frutta, se c'è la possibilità, ma si può fare anche con. Certo che la frutta consente di lavorare anche con l'olfatto, però si può fare anche con altri oggetti e non si tiene in considerazione l'olfatto. Insomma, ogni bambino estrae dal sacchetto, nomina questo oggetto e descrive le caratteristiche, no? Quindi di che colore è, la forma, se piace, e poi si può anche magari disegnare, no? Si può anche magari creare, insomma, scusate, nel laboratorio, insomma, di arte, si può anche, insomma, creare una natura morta, o come dicevo lunedì, sempre come task, si possono anche creare dei ritratti con l'arcimboldo, no? Quindi questo è molto utile. Altri giochi con le parole, in parte li abbiamo visti lunedì, giocare all'intruso, no? Quando facciamo il memory, aggiungiamo qualche altro lemma che non appartiene al campo semantico e chiediamo di individuarlo, no? Oppure si raccontano brevissime storie, i bambini hanno alcune immagini di queste storie, e quando voi, una sola, leggete parco, chi ha l'immagine del parco
alza il cartello per far vedere a tutti il parco, no? Quindi è anche una lettura ad alta voce, che è sempre ottima, anche per i nostri, perché insomma, la capacità attentiva è estremamente importante, fa vedere e rinforza il significato. Questo l'abbiamo visto, no? Anche per gli animali. Si fa un cerchio e poi si chiede ai bambini di pescare una carta. A turno i bambini entrano in questo cerchio magico, hanno pescato la carta di un animale e devono, insomma, chi è nel cerchio deve rispondere alle domande degli altri, no? Com'è l'animale, che verso fa, è grande, è piccolo, lo deve mimare, ok, questo con i piccoli funziona. Oppure si fa osservare un'immagine, la si capovolge e poi si chiede di ricordare quali sono gli oggetti presenti in questa foto, no? In questo caso una camera da letto. Però sviluppa la capacità sia attentiva sia visiva e per il nostro obiettivo linguistico di nuovo il lessico. Quindi vedete come si ripete, no? Ma è importantissimo trovare le differenze. Allora, in piccoli gruppi, magari in una giornata di pioggia, quali sono le differenze? Quindi qui chiaramente sono i colori, no? O si può descrivere, voi descrivete questa immagine e fate degli errori, no? Invece di dire la poltrona è blu anziché rossa o viola, e i bambini devono annotare, okay, cioè dov'è l'errore, no? E poi dire no, guarda che la poltrona è rossa o è viola. Questo è interessante perché sviluppa la capacità di comprensione orale e l'attenzione sul singolo lemma, no? Quindi sapete che la comprensione orale è la prima che si sviluppa in una lingua straniera. Però nello stesso tempo, insomma, ripassa, scusate di nuovo, tanto vocabolario, no? E alla fine questo vocabolario passa dalla competenza passiva alla competenza attiva, no? Che è quello che noi vogliamo. Questo è un gioco invece dove veramente qui i bambini dovrebbero avere una competenza un pochino più alta. La mongolfiera, insomma, si fa vedere il disegno di una mongolfiera, quindi che cos'è questo strano oggetto. E poi si dice che siete su questa mongolfiera, sta cedendo, bisogna far scendere una persona. Comunque questa persona ha il paracadute, quindi non succede niente. E i bambini scelgono una professione, chi è il cuoco, chi è il poliziotto, chi, insomma. Si possono magari prima presentare una tavola lessicale con le professioni e i bambini devono giustificare la loro, insomma, il perché loro devono stare sulla mongolfiera, no? Il medico aiuta, no? Se qualcuno sta male, il cuoco provvede al cibo. Magari il meccanico invece no, ma invece il meccanico è importante se la mongolfiera ha qualche problema, insomma, quindi un gioco dove qui c'è un salto di tipologia testuale, no? Faccio una piccola argomentazione, però scatena sempre una grande partecipazione, o lo stesso dicasi per l'arca di Noè. No? Ognuno si sceglie l'animale che preferisce o lo disegna prima. E poi deve convincere Noè che lui è utile sull'arca. E questo è un'altra attività che rende, cioè la lingua è sempre protagonista, ma non è in primo piano. Non è in primo piano. Questi li abbiamo visti. Ecco, un sito, anche questo ci tenevo a farvelo vedere, interessante.
e l'ha messo a disposizione l'Accademia di Brera, ha messo a disposizione 65 fumetti, 65-85, adesso non ricordo bene, in lingua ucraina, e qui leggo male, Krokova penso sia il corvo in russo. Questo può essere utile magari quando avete, se ci sono i bambini ucraini nel vostro gruppo, loro possono individuare quali sono le parole importanti e poi raccontarlo agli altri. Vedete che non ha moltissime pagine, ci sono uno o due lemmi importanti per pagina, c'è una forte componente iconografica, no? Che rappresenta sempre, insomma, il plus valore. È anche un modo, no? E lo stesso può dirsi, ecco, magari poi nel sito metto, cioè scusate, nei Lucidi che manderò ad Alberto, metto anche un link ad un sito che ha tantissime storie, tantissimi racconti molto brevi in quasi tutte le lingue che fanno parte del nostro arcipelago scolastico. Quindi potrebbe essere utile anche lavorare con i racconti ucraini o con i racconti di qualche altra lingua. E poi, non so, magari, ad esempio, sulle storie invece potete far disegnare e poi non mettere in ordine questi disegni e chiedere ai bambini poi di riascoltare una seconda volta e di organizzare dal punto di vista temporale le sequenze. Questo è molto utile perché imparano ad usare adeguatamente gli indicatori temporali, prima, poi, dopo, quando, no? Questo serve moltissimo anche per i bambini italiani, perché voi sapete che ormai i connettivi non appartengono più al vocabolario e invece sono importantissimi. Dicevo prima che ad un input linguistico insomma, segue un input non linguistico e questo è il TPR, no? Un approccio che viene utilizzato tantissimo con i bambini non italofoni, soprattutto nelle prime fasi, perché non sono pressati dal dover dare una risposta verbale. E di questo, poi alla fine di questo, insomma, di questo nostro webinar, vi presenterò due studentesse di scienze della formazione primaria che potranno così seguirvi nel vostro lavoro. Loro sono esperte di didattica, insomma, didattica dell'italiano L1, ma anche didattica dell'italiano L2, e vi potranno dare suggerimenti didattici. Adesso qui cerco di andare un po' velocemente, perché insomma chiacchiero molto. E in questo TPR, come già accennavo prima, si usa l'imperativo, quindi perché l'imperativo, se voi ci pensate, è il modo verbale della scuola, no? È quello che prevale, è però anche quello che prevale nei giochi e quindi loro devono ascoltare questa consegna, rispondere non verbalmente e poi gradualmente dare loro, cioè ogni bambino dà una consegna, quindi parla e dà la consegna al gruppo. Tenete conto che i tempi non sono sempre così rapidi, no? Perché magari hanno bisogno di più tempo per ragioni diverse, lingue molto lontane, o nel caso dei bambini ucraini, insomma, abbiamo riscontrato che c'è anche una parte di bambini che rifiutano di usare la lingua italiana, alcuni perché temono di perdere la loro lingua, insomma. È una situazione difficile, e quindi non dobbiamo aspettarci immediatamente un output, ad ogni nostro input linguistico.
I bambini però non parlano, ma ripetono, no? Insomma, rispondono con i movimenti. Quindi apri il libro, chiudi la porta, colora, prendi il quaderno, insomma, questo può essere. O vedete qui, alzati, cammina, questo può essere anche fatto come un gioco, no? A turno i bambini danno i comandi e c'è questa reazione fisica, no? Questo è sicuramente molto, molto interessante. Oppure alcuni comandi per la vita di classe o per la vita del vostro centro estivo, no? Perché sicuramente avrete, no, delle regole e quindi è importante che, insomma, queste regole siano comprese dai bambini, no? Perché spesso a volte hanno delle reazioni che non riusciamo a capirle bene, ma dipende dal fatto che non hanno capito e quindi non sanno come muoversi adeguatamente. L'imitazione, per fortuna, funziona sempre bene, ma non sempre, no? C'è qualche momento di smarrimento e questo è comprensibile. O qui il gioco della bandiera, no? E anche qui, insomma, movimento e lingua, movimento e lingua. La bella lavanderina, con i piccoli funziona sempre benissimo, perché guardate quanti movimenti ci sono insomma, in due o tre frasi, no? E lo si può fare velocemente, lo si può fare lentamente, in modo tale che questi comandi, insomma, siano ripetuti più volte. Nascondino anche, il banale nascondino. È una bella attività di TPR. O quando si fanno, insomma, delle forme con la pasta di sale, o quando si fa un disegno, quindi vedete quanto input verbale ha come output una reazione non verbale, no? E questa alternanza aiuta molto nella comprensione e poi vedrete che insomma nell'arco dipende da fattori di cui parlavo già anche prima, magari un fattore psicologico, un fattore linguistico. Comunque nell'arco di tempi non lunghissimi i bambini avranno un output. Cummings, lo dicevo anche lunedì, suggerisce che i tempi per la lingua della comunicazione, ossia per l'interazione con i pari, insomma, variano da 6-8 mesi, però poi dipende molto, dipende tantissimo dall'interazione con gli autoctoni, con gli italiani. Stiamo registrando, ad esempio, per i bambini ucraini una differenza notevole tra chi è ospite di una famiglia italiana e chi invece vive in un gruppo di ucraini, no? Perché chiaramente nel secondo caso la lingua veicolare è l'ucraino. Nel primo caso l'esposizione all'italiano c'è nel momento della cena, insomma nel momento tutta la giornata, no? E quindi è diverso, insomma, il rendimento, il risultato è decisamente diverso. Ecco perché è importantissimo, no? Voi avete un ruolo molto, molto, molto forte per quanto riguarda il miglioramento della lingua italiana, perché i bambini interagiscono con i coetanei in questo periodo dell'anno dove la scuola non c'è e quindi correrebbero il rischio di nuovo di essere incapsulati, no? Quindi di non essere esposti all'italiano. Nel centro estivo invece lo sono, no? Dal mattino alla sera, insomma, finché, insomma, la possibilità di scambio comunicativo con i coetanei è sicuramente garanzia di successo. Strega comanda colore. Avrete poi i lucidi, quindi avete la possibilità di vedere tutti questi giochi. Per questa attività del TPR bisogna sempre tenere conto che non devono essere lunghissime, no? Quindi deve essere, insomma, avere una durata 10-15 minuti, non di più, cercare di variare il più possibile. Uno, perché non si annoiano, e due, perché l'attenzione cambia, no? È su altri argomenti, è su altri oggetti, no? E questo naturalmente aiuta
aiuta anche a migliorare, insomma, a migliorare la lingua, soprattutto a rinforzare il vocabolario. Come dicevo, più si rinforza, più si danno input, insomma, si hanno poi col tempo chiaramente degli output, dei buoni output. Oppure un'altra attività del TPR disegna il comando che manca, no? Quindi qui devono semplicemente nella routine del mattino, insomma nella routine quotidiana, capire qual è l'azione che manca e non si richiede una risposta verbale, ma un disegno. Oppure qui si chiede di disegnare i comandi che si danno. Può essere utile, e poi faccio ancora un'osservazione su un breve test e lascio poi la parola a Elisa e Ilaria. Può essere utile se avete un gruppo plurilingue, ma dove ci sono però comunque anche i bambini italiani. I bambini italiani hanno un repertorio che non è soltanto l'italiano, magari hanno il dialetto piemontese, magari hanno il nonno siciliano, la nonna pugliese. Potete anche fare un cartellone: in questa scuola, in questo centro parliamo, no? Quindi un altro parlante, non un altro parlante, no? E qui vedete francese, italiano, siciliano, cinese, polacco, quindi cercare di valorizzare, no? Tutte le lingue all'interno della scuola. Quindi questo può essere, non so, una delle prime attività che si fanno dopo il gioco della ragnatela per i nomi, quali lingue parliamo? Oppure un sacco di lingue, no? Qui c'è anche l'ucraino, c'è anche l'ucraino, e magari scritto nella L1, un sacco di lingue, un mare di lingue, una montagna di lingue, no? Quindi creare un poster per valorizzare tutte le lingue. E vedrete che in questo anche i bambini italiani sono molto, molto partecipi, perché anche loro si rendono, sono consapevoli che, come dicevo prima, il loro repertorio non è costituito soltanto dall'italiano, hanno dei dialetti. Questa brevissima parte finale, che però è molto importante per quanto riguarda la vostra attività, sempre con obiettivi linguistici, perché ovviamente io non voglio assolutamente entrare nell'organizzazione delle vostre fantastiche attività. Può essere utile se avete dei bambini con una scarsa competenza in lingua italiana, ma di qualsiasi L1, adesso qui chiaramente abbiamo l'emergenza ucraina, però per tutti questo vale, presentare un'immagine come questa e chiedere loro di descriverla, quindi e vedere come loro reagiscono, quindi se è in grado di, avete insomma questa scheda, dovete semplicemente spuntare, no? Se è in grado di cavarsela con delle parole, se riesce a farsi comprendere con queste parole, oppure se si esprime con una certa disinvoltura, pronuncia un repertorio molto limitato di parole, la pronuncia è chiara. Questo. Quindi vedete, non c'è bisogno di una competenza di glottodidattica alta, assolutamente no. Sono, insomma, osservazioni che fanno parte, insomma, della quotidianità, perché questo vi aiuta a, insomma, capire come il loro sviluppo, no? Come progrediscono nella lingua italiana. Questo per quanto riguarda la competenza comunicativa, l'efficacia, perché questo è anche importante, no? Cioè si comunica per far sì che gli altri capiscano e perché poi magari reagiscono, no? È in grado di descrivere qualcosa di breve, di molto breve, di raccontare la storia, o in grado di sviluppare una descrizione, una narrazione chiara e precisa. Queste osservazioni io magari le sintetizzo ancora di più, così sono più facili, insomma, per voi, possono poi essere
riprese alla fine del vostro centro, cioè del vostro centro estivo, magari con un'altra vignetta, ma magari anche con una stessa, perché questo non è assolutamente un errore utilizzare lo stesso input e vedere se ci sono stati dei miglioramenti. Si può anche vedere se dal punto di vista morfologico c'è il singolare e il plurale, maschile e femminile, se ci sono gli articoli, no? Questi dannati articoli, no? Se questi articoli sono corretti, insomma il sintagma nominale è corretto, se il verbo è coniugato correttamente e quali tempi verbali usa. Sicuramente all'inizio utilizzerà il presente e poi naturalmente l'imperativo, perché l'imperativo è il gioco, cioè insomma è il modo verbale del gioco. Il lessico, com'è questo lessico? Se ha dei vocaboli, se usa molto fare, ad esempio un vocabolo, un verbo che è molto molto utilizzato, è il verbo fare, che è un verbo non specifico. E se quando manca la parola non riesce a dire una parola, ha qualche strategia compensatoria, no? Quindi magari fa un disegno o cerca una qualche altra soluzione, fa un movimento, indica un oggetto, perché questo è molto, molto, molto frequente. Quindi questo può essere utile proprio perché io ripeto, il vostro lavoro è molto importante, è molto importante dal punto di vista educativo, questo sicuramente, ma in questo momento, insomma, in questa situazione un po' complicata, è utilissimo per migliorare la competenza in italiano. Non so se qualcuno di voi era presente anche lunedì, no? Però ho accennato alle circolari di Versari del Ministero e Versari diceva c'è il momento dell'accoglienza, che sono i primi mesi nella scuola, poi c'è un momento di rinforzo linguistico nella fascia estiva, no? Ecco perché il vostro ruolo è estremamente importante, no? E credo che insomma bisogna ringraziare la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo per aver dato questa possibilità di lavorare con la lingua italiana anche in questi mesi dove i bambini insomma non sarebbero stati esposti all'italiano e avrebbero corso il rischio di passare questi 2 mesi magari tra di loro e quindi non, insomma, di non avere poi miglioramenti nella lingua italiana. In questo, sia per quanto riguarda l'osservazione iniziale, sia per quanto riguarda eventuali attività che voi insomma fate, magari avete qualche, insomma, qualche dubbio vi possono aiutare Elisa Pellegrino ed Ilaria Abba. Però adesso passerei ancora la parola ad Alberto da moderatore, insomma. Eccoci. Allora, innanzitutto grazie alla professoressa Bosco per il prezioso intervento. E io allora invito nuovamente i partecipanti, se hanno delle domande, magari a scriverle in chat o spunti o riflessioni che comunque vi siano venuti in mente. E quindi niente, lascerei la parola alle due studentesse che possono magari raccontare meglio quello che si prospettano di svolgere durante questi mesi estivi. Buonasera a tutti, inizio io, poi lascerò la parola anche Ilaria. Appunto, come anticipato dalla professoressa Bosch, io e Ilaria siamo due studentesse laureande in scienze della formazione primaria e abbiamo una formazione didattica e anche relativa proprio alla didattica della lingua italiana. Abbiamo aderito a questo progetto per aiutare i centri estivi a utilizzare un po' i materiali forniti nel kit e anche suggeriti prima e nel webinar di lunedì della docente e supportarli fornendo loro appunto
dei suggerimenti pratici su come poter utilizzare questi materiali con i bambini non italofoni e insieme anche i bambini italofoni per creare un clima del tutto inclusivo durante l'estate. Come già precisato, appunto, bisogna utilizzare la mediazione del gioco e del corpo e appunto Ilaria vorremmo creare uno sportello dando un supporto 2 volte a settimana per aiutarvi con varie attività in base un po' anche alle vostre necessità e in base al contesto in cui operate. Lascerei la parola a Ilaria per dirvi un po' le nostre idee e le nostre disponibilità. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Ba, mi sentite? Sì. Perché ho le cuffie, quindi benissimo. Sì, si sente bene. Bene. E ha già detto praticamente tutta la mia collega, ma appunto, come ha precisato, noi pensavamo di renderci disponibili per questo sportello online. Abbiamo già pensato a dei possibili giorni in cui potremmo essere disponibili, lei il martedì e io il giovedì. In particolare abbiamo pensato come orari, magari il tardo pomeriggio, perché abbiamo partecipato anche noi come animatrice all'Estate Ragazzi, abbiamo pensato che solitamente le attività vengono fatte il mattino o il pomeriggio e quindi forse è più utile dare come disponibilità il tardo pomeriggio quando anche voi potreste essere disponibili alla fine delle attività. In particolare, Elisa, correggimi se sbaglio, lei sarebbe disponibile il martedì dalle 17:30 alle 19:30 e io il giovedì dalle 16:30 alle 18:30. Magari lo scriviamo anche in chat, così rimane scritto se volete segnarvelo e magari lasciamo anche i nostri contatti e poi pensavamo tramite la fondazione se riusciamo poi a dare i contatti a tutti perché non sappiamo se questa sera sono tutti presenti, quindi magari da inviarla poi anche in seguito in modo che tutti siano informati e abbiano i nostri contatti perché ci piacerebbe molto collaborare insieme a voi e niente, questo quindi penso di aver detto Può tutto. essere utile, insomma, visto la parte finale, sono andata un po' veloce per quanto riguarda, non dico la valutazione, insomma, però capire a che punto è lo stato dell'arte, a che punto sono i bambini quando arrivano al centro estivo e poi come sono dal punto di vista sempre linguistico quando lasciano il centro estivo, no? Quindi questo secondo me è un aiuto che Ilaria ed Elisa possono fornirvi, no? Ed è anche per voi una, insomma, una maturazione didattica, insomma, una consapevolezza, no? Che attraverso il vostro prezioso lavoro, come dicevo all'inizio, passano dei principi educativi, ma passa anche tanta lingua italiana. E quindi è utilissimo, insomma, è utilissimo monitorarla, no? Vedere. E questo fa un po' parte, no? di ogni azione formativa, gli obiettivi e quali sono i risultati. Quindi, poi io manderò i lucidi di lunedì e di martedì ad Alberto Presson con tutti questi, poi c'è la registrazione, però poi avete anche i link, avete anche le attività, i task della volta precedente, del webinar scorso e degli input sul TPR che abbiamo dato stasera e poi stasera appunto l'attenzione a questi tre siti, quello di Save Children, che è veramente una miniera sia dal punto di vista linguistico, ma anche proprio per le vostre attività quotidiane, questa chicca libera che, insomma, questa messa a disposizione di questi fumetti in ucraino, potete anche magari suggerirli ai genitori, insomma, che possono leggere questi libri ai bambini, insomma, e poi, come vi dicevo, utilizzarli dal punto di vista così di gioco, come sottoforma di gioco, far creare, insomma, dei fumetti anche ai bambini. Su questo Elisa e
Ilaria magari saranno sicuramente più di aiuto rispetto a me, no? Perché loro sanno usare benissimo Canva e Scratch, insomma, sono esperte di queste cose, quindi può essere interessante, insomma, coinvolgerle anche per questi suggerimenti così più digitali. E poi abbiamo visto, ciao amici, che è utile quando avete un piccolo nucleo di bambini ucraini e non solo ucraini, di altre lingue per lavorare su alcuni campi semantici, ma anche per migliorare, insomma, nello sviluppo della frase. E se ci sono domande, ben volentieri, no? Come diceva Oden, o adesso o mai più. Siete tu, Infatti. posso fare una domanda io, visto che sono una curiosa. Siete tutti educatori o c'è qualche insegnante di scuola? Magari rispondete in chat. Sappiamo. Insegnante, abbiamo visto che c'è un insegnante. Guarda, ci sono molti insegnanti di scuola primaria, molto interessante. Insegnante della primaria, insegno scuola media, insomma, sono l'infanzia, che bello, l'infanzia ha grande, grande importanza. È interessante questa presenza. Quindi, Alberto, bisognerà poi capire quali sono gli educatori, insomma, che potranno utilizzare il kit. Sì, assolutamente, riprendendo anche quello che dicevamo prima, sia a chi ha partecipato ai webinar, ma sia anche a chi non ha partecipato, invieremo poi ulteriori comunicazioni in merito sia appunto al kit che alla possibilità di, diciamo così, chiedere maggiori informazioni a Elisa e Ilaria, così anche definendo un po' meglio magari le procedure, anche il coordinamento con LVA, e quindi sicuramente riceverete una mail da noi. E in ogni caso potete scrivere in qualsiasi momento a progetti@fondazionecrc.it, che vi scrivo anche in chat se avesse ulteriori richieste. Sì, se poi c'è qualche urgenza, possono scrivermi tranquillamente. Io tanto, a parte la prossima settimana che sono via per un convegno, poi sono operativa, quindi quest'estate, quindi volentieri, insomma. Poi Elisa e Ilaria, eventualmente, se ritengono necessario un mio intervento, insomma, io sono a disposizione. Quindi. Mi piacerebbe però, insomma, come dicevo all'inizio, raccogliere un po' di attività, no? Per dare, insomma, una testimonianza didattica a questa iniziativa che trovo fantastica, perché i centri estivi svolgono un ruolo importante, ma mai, cioè quest'anno hanno anche questo valore linguistico, no? Di miglioramento della competenza italiana. Quindi è veramente interessante. Vedo che c'è qualcun altro, docente di potenziamento, mi sono occupata di italiano L2 con richiedenti asilo, e quindi con adulti, insomma, però credo che il TPR con gli adulti non alfabetizzati possa essere utile. C'è una bella pubblicazione sul centro Come e sul sito del centro Come. Della Mastro Marco, che ha tantissime attività sia per i bambini sia per gli adulti. Funziona bene con i non alfabetizzati anche, sì. Ed è nato proprio negli Stati Uniti, con questo target, con questo tempo. Qualche domanda, visto che siamo tutti tra colleghi, quindi. Vediamo. Immagino, poi pensate che oggi è l'ultimo giorno di scuola, insomma,
insomma, quindi da domani, domani. Insomma, vi ringrazio per l'attenzione e io resto a disposizione. Poi Alberto, Elisa e Ilaria hanno tutti i miei recapiti e quindi molto volentieri. Sì, assolutamente. Anzi, vi chiedo per qualsiasi cosa davvero di scriverci, appunto la mail scritta in chat. E no, se non ci sono domande, possiamo chiudere qua. Sviluppate la competenza sottointerrogativa. Ilaria ed Elisa lo sanno, l'ho ripetuto per un intero corso, quindi va bene. Grazie a tutti. Allora, grazie Alberto. E grazie a lei per la disponibilità, come sempre. A Fabio per aver, insomma, consentito l'accesso tecnico che ha funzionato bene, e grazie a tutte voi e insomma, per gli insegnanti buone vacanze, per gli educatori buon lavoro. Mi raccomando che sia un lavoro fruttuoso. Grazie, grazie ancora, a tutti. A presto, arrivederci. Buona serata, salve. Grazie. Arrivederci. Buona serata.